Ciao ragazze, oggi ho fatto un trucco pensato appositamente per le ragazze dai capelli rossi, quindi ho fatto uno smokey eye bello intenso con un tocco di azzurrino blu, perché secondo me con i capelli rossi stacca tantissimo. Oltretutto la base che ho su è veramente stata una base tremenda da fare, perché ci ho impiegato un'ora, però come vedete praticamente non ho più le occhiaie, è molto strano per me vedermi il faccino così pulito, e in più ho fatto anche le lentiggini. E devo dire che è un trucco che mi piace e penso che farò un trucco apposta dove vi faccio vedere. Magari farò un trucco ispirato a Merida, perché è la mia preferita, Merida in assoluto, vorrei essere come lei. E quindi farò tutta questa base, magari farò molte più lentiggini. Comincio mettendo un marrone chiaro rossiccio nella piega dell'occhio e lo prendo dall'Iconic One di Makeup Revolution. Sempre dalla stessa palette prendo un marrone più chiaro e tendente a nocciola e lo uso per sfumare i bordi del marrone che ho messo prima. Passo alla Naturally Yours e prendo un marrone scuro che si chiama Slow Dance e vado a intensificare la piega e la parte esterna. Infine passo a Soft and Sexy e scurisco finché l'intensità della sfumatura non mi soddisfa. Ora farò una cosa di cui sicuramente mi pentirò quando sarà ora di struccarmi, è una cosa orribile. Cioè, prendo il mio solito eyeliner in crema di Shiseido e con un pennello a lingua di gatto lo applico su tutta la palpebra mobile. E questo eyeliner è molto molto tosto e quindi quando anche solo lo metto facendo una linea tranquilla trovo difficile proprio struccarmi. Sarà un lavorone, insomma. Dalla Naked 2 prendo Blackout, che è il nero più intenso che ho, e comincio a sfumare i bordi dell'eyeliner. E c'è voluta un po' di fatica, insomma, ci vuole molta molta pazienza. Io non sono una che ha voglia di star lì a sfumare 3 ore, ma stavolta vi giuro che sono stata lì. Sto trucco, cioè, dura 8 minuti il video, bene, io sono stata lì 3 ore a truccarmi, quindi ho sfumato parecchio. E risfumo i bordi con Soft and Sexy. Passo alla 120 colori e userò 3 tonalità di blu diverso. Prendo prima un azzurro cielo shimmer e lo metto nella prima parte della palpebra mobile. Poi passo al secondo azzurro, che tende un po' al verde, un po' petrolio, molto chiaro, e infine continuo con un bel blu acceso. E questi 3 colori vado a metterli uno dopo l'altro, fino più o meno a metà occhio, e nella parte restante andrò poi a mettere di nuovo Blackout, che è il nero intenso. Ora matita nera e vado a metterla sulla rima esterna inferiore e andrò poi a sfumarla con un pennello e poi la metto anche nella rima interna. E negli ultimi tutorial questa matita è diventata, diciamo, la mia migliore amica, la sto usando praticamente sempre. Sfumo il tutto sempre con Soft and Sexy.
E colore per colore vado a metterli anche sotto, però questa volta li metto lungo tutto l'occhio. Nella prima parte l'azzurro, nella seconda parte il petrolio e nell'ultima parte il blu acceso. Illumino l'angolo interno e sotto le sopracciglia con un rosa shimmer chiaro, e questo è della Naked 2, si chiama Beauty Call. Utilizzo lo Scandalize Flex di Rimmel e ovviamente lo metto sopra e sotto. Metto un blush arancione, insomma, trovo che stia molto bene l'arancione, comunque il corallo, il pesca, no, forse il pesca spegne un po', forse il salmone è meglio, sulle ragazze dai capelli rossi trovo che stia molto bene. E infine passo alle labbra e comincio stendendo Coral Calling di Essence, che è questo bel color, anche qui corallo ovviamente. E poi prendo un altro rossetto sempre di Essence, che è uno di quelli che mi piacciono tanto, di quelli liquidi, cremosi, insomma, che si chiama Soft Nude, che è appunto un nude, e lo metto solo al centro delle labbra, sia sopra, come sto facendo adesso, sia sopra che sotto. E poi rimetto solo un po' di Coral Calling nei lati esterni e il trucco è finito. E quindi il trucco è finito, e vi giuro che oggi mi sono sentita molto carina con questo trucco. Sarà che non avevo le occhiaie, o avevo le lentiggini, o avevo i riccioli. Per me sarebbe un sogno essere così tutti i giorni. Sono sconvolta, come avete visto, e spero che sia piaciuto anche a voi. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!